Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo provare a fare un'altra partita online e ieri ho fatto un po' di partitine per acquisire un po' più di punteggi, punti esperienza, dove tra l'altro ho fatto una grandissima cagata perché sono andato a spendere un casino di soldi, comunque di punti esperienza, per comprare il pacchetto qua numero 2. Pensavo che fosse tipo un altro set di armi diverse, invece ho fatto una grandissima cagata perché non ho fatto altro che comprare praticamente un altro armamento e invece dovevo spendere i miei soldi per potenziare le mie armi. Comunque ho fatto un altro po' di partite, ho potenziato quest'arma qua dove gli ho aggiunto il mirino olografico e quest'arma qua dove gli ho aggiunto il mirino olografico, che così riesco a mirare meglio da vicino, visto che è una cosa che faccio raramente perché mi dà un po' fastidio mirare con il mirino classico. Col mirino olografico riesco molto meglio, infatti ho già fatto un pochettino di pratica, me la cavo molto meglio. Poi altra cosa che ho fatto, sono andato a potenziare il caricatore, avendo preso un caricatore più esteso, adesso riesco ad avere più proiettili in modo da infliggere più danno, cioè più danno no, più che altro riesco magari a cercare di ammazzarlo. Comunque, adesso voglio provare una cosa, voglio fare una partita veloce casuale, e vediamo cosa ci aspetta. Ho provato anche la modalità controllo area, quella con le bandiere. Quando all'inizio dicevo che non mi piaceva tanto, in realtà mi piace anche quella modalità perché... Allora, adesso stiamo facendo una modalità simile a quella squadre. Supporto militare disattivato e strumenti disattivati. Ok, partiamo. Dobbiamo eliminare la squadra nemica. Perfetto, siamo a squadre. È una partita che era già cominciata perché siamo 11 a 23. Noi dovremmo essere i rossi, quindi... Ok. Ecco, vaffanculo, abbiamo cominciato benissimo ragazzi. Neanche sono entrato, già sono morto. Comunque vi stavo facendo vedere il mirino olografico che ho preso, che per me è comodissimo per mirare. Vediamo se riesco ad ammazzare qualcuno. Ok, uccisione assistita ragazzi. Non ho ancora capito se questa uccisione assistita in realtà me la mette nei punteggi o... o alla fine non vado a guadagnare niente. Cazzo! Cazzo, qui ragazzi abbiamo della gente che sa veramente giocare, eh? Stanno incazzati neri alcuni, cazzo. Bisogna fare pratica. Dove sei? Cazzo, chi è? Cazzo! Altra cosa molto carina ragazzi è che adesso vorrei personalizzare anch'io il suono per quando fai un'uccisione, che è molto simpatica come cosa. Infatti mi piace molto, ho sentito la risatina, bellissima. E praticamente dopo l'uccisione sentiremo una risatina. Ci sono tantissimi altri suoni, mi sono intrippato un po' a guardare, adesso poi un giorno li guardiamo magari meglio. Eccolo là il bastardo. Facciamo un po' di gioco di squadra, ragazzi. Cazzo sei? Cazzo! Ecco, questa è la risatina che vi dicevo, ragazzi, bellissima. Cioè, dopo che abbiamo ammazzato il nostro nemico, è come una presa per il culo, diciamo. Bellissima, la voglio anch'io.
solo che costa un casino, mi sembra che costa tipo 20.000 punti esperienza. Per il momento diciamo che i miei soldi li voglio spendere per potenziare le armi, insomma. Ok, facciamo una cosa, visto che la partita è terminata abbastanza presto, usciamo da questa partita e volevo andare a vedere di fare qualche potenziamento tipo alle mie armi, al mio fucile d'assalto. Andiamo a vedere. Ok, andiamo in armeria. No, negozio. Accessori. Vediamo di unire. Allora, adattatore preciso, accessorio, è un calcio stabilizzatore pesante, offre la miglior stabilità. Ok, direi che compro questo, ragazzi. Così abbiamo miglior stabilità nel mantenere il nostro fucile e magari diminuirà anche l'effetto rinculo. Poi volevo prendere anche tipo il manico. Ok, questo è avanzata, è un accessorio, impugnatura tattica, migliora le manovre e il rinculo, perfetto. Andiamo a comprare anche questo. Ok ragazzi, siamo rimasti con pochi spiccioli. Andiamo a vedere di impostare, personalizzare la nostra arma. Quindi abbiamo aggiunto qui sotto il nostro manichetto, che è questo qua, e lo andiamo a utilizzare, perfetto, e andiamo a cambiare il nostro calcio. Il nostro calcio, dove sta? Deve essere questo qua. Ok, utilizza, perfetto. Qui abbiamo personalizzato al meglio, insomma, con i pochi spiccioli che avevo, la nostra arma. Adesso prossima tappa, volevo cambiare la canna davanti, sono indeciso se prendere il rompifiamma o il silenziatore. Adesso studierò meglio quale sarà la migliore tattica. E niente ragazzi, grazie a tutti del vostro ascolto, ci vediamo alla prossima partita. Ciao a tutti.